E benvenuti su... Scusate un attimo, è che ho questo microfono nuovo e ho problemi nel battere le mani. E benvenuti in questa nuovissima recensione, bella ma brutta, perché la faccio io ovviamente. E zio a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornati ragazzi in questa nuovissima recensione. Come sapete ogni tanto così mi viene lo scatto di fare qualche recensione perché io adoro e dico adoro fare recensioni, proprio una cosa bellissima fare recensioni. Comunque oggi andrò a presentarvi la tastiera Skiller Sharkoon SGK4. No, no, ho sbagliato, si chiama Sharkoon Skiller SGK4. Che sarebbe sta qui? Non mi chiedete come io la sto tenendo alzata. Ci ho messo praticamente il pop di Foxy e il pop di Jon Snow, quindi meglio di così. Comunque sia, eccovi qua la bella scatolona di questa fantastica tastiera. Come potete notare, l'audio sarà un pochino diverso perché sto andando a registrare con un lavalier figo. È la prima volta che lo provo in un video e dovrebbe sentirsi bene. Iniziamo immediatamente questa tastiera Sharkoon Skiller SG K4 è una tastiera che volevo provare da un sacco di tempo e che finalmente ce l'ho fra le mani. In precedenza avevo una tastiera che mi dava un piccolissimo problema, piccolissimo, diciamo enorme problema. Praticamente appena scrivevo, un tasto me lo triplicava, raddoppiava, non so il perché. Scrivevo per esempio la D e ogni 2x3 gli veniva in mente alla mia tastiera di scrivermi quel tasto per almeno 3 volte. Problema che con questa tastiera non ho avuto, semplicemente perché a differenza della mia vecchia tastiera è una tastiera a membrana e non è una tastiera meccanica. Ora ragazzi, non ho nulla in contrario con le tastiere meccaniche. Le tastiere meccaniche sono delle tastiere veramente ottime perché hanno un tempo di risposta quando si va a cliccare il tasto veramente corto, perché mentre le tastiere a membrana si deve premere quasi tutto il tasto, per quelle meccaniche già il segnale parte da metà corsa. Ma c'è un piccolo problemino che hanno tutte, quasi tutte le tastiere meccaniche che si trovano su una fascia di prezzo sotto i 50 euro, ovvero che hanno parecchi problemi con gli switch meccanici, perché non sono switch meccanici originali della Cherry MX, che sarebbe una delle più grandi marche per quanto riguarda gli switch, ecco. Quindi la tastiera Sharkoon SGK4 abbiamo detto che è una tastiera a membrana che però non ha nulla da invidiare alle tastiere meccaniche della stessa fascia di prezzo, specialmente per il fatto che sembra quasi abbia degli switch meccanici. Non c'è bisogno di spingere, diciamo, tutto il tasto fino a dentro finché non scrive un 7, no, anzi i tasti sono molto ma molto sensibili. Per esempio, adesso faccio una prova, apro Blocknote. Ecco, adesso io vado ad appoggiare, quasi ad appoggiare, non si vedrà nulla, ad appoggiare la mano così. E ho scritto. Non si vede niente, però ho scritto una P, ok? E questo si è dovuto al peso di attuazione, ovvero che ci vuole tot grammi di pressione per far partire il tasto. Parlando dei tasti, mi sono ritrovato veramente bene, non solo dalla parte tecnica, ma dalla parte tattile. E raga, ve lo dico, è un piacere scrivere con questa tastiera. Ogni tasto che vai a premere è un piacere premerlo perché sembra morbida, ecco, è morbida. Quando vai a scrivere con questa tastiera ti senti. L'ho provata in game e grazie al rollover, che sarebbe la, diciamo, la tecnica che quando andiamo a premere un tasto e subito dopo ne premiamo un altro, non c'è un problema di segnale dovuto al fatto che un millisecondo prima ho premuto un tasto, ecco. Quindi questo è il punto di vista tecnico, ma ora andiamo anche al punto di vista del materiale. Allora, a primo impatto la tastiera
può sembrare veramente leggera, e infatti lo è. È leggera, non troppo, ma il giusto. Ma tanto non ha, diciamo, importanza questo. Più che altro perché la tastiera deve rimanere sulla scrivania. Non è che la prendete e portate tipo così come cellulare e poi dopo 3 secondi vi cade la mano perché è pesante. No, assolutamente no, quindi non c'entra nulla. Che belle queste recensioni, fatte così, alla cavolo di cane. Materiali. Beh, non è vuota, cioè nel senso che... E sono ottimi i materiali, ecco, sono veramente ottimi. Cavo slivato ovviamente di circa 2 metri, un metro e mezzo, non mi ricordo bene, ma erano 2 metri mi pare, sì. E ovviamente come ogni tastiera che si rispetti, sotto ha i supporti. Ma ora passiamo alla cosa che salta più all'occhio, perché io le cose belle le tengo per ultimo. Ovviamente l'RGB, ok, la tastiera è RGB, veramente ottimi colori, ottima luminosità, personalizzazione completa per quanto riguarda il punto di vista dei colori. Però c'è una piccola cosa che mi ha fatto storcere il naso, però adesso ci arriviamo. Col tasto funzione, che in questo caso voi forse non lo vedete, ma è il segno della Skiller, del brand Skiller della Sharkoon, basta premere il tasto funzione e possiamo aumentare la velocità, diminuire la velocità, aumentare e abbassare la luminosità, in questo caso è al massimo. Poi ovviamente col tasto funzione normale abbassare e alzare il volume. Una cosa che non avevo nella vecchia tastiera è il key lock, ovvero la possibilità di disabilitare la tastiera per magari andarla a pulire senza ogni volta andare a premere tasti a caso e distruggere il PC aprendo cose che non si dovrebbero aprire. Profili RGB ne abbiamo 4 presettati, e questi profili li possiamo andare a personalizzare con un software che, devo dire la verità, è una cosa che mi è piaciuto un sacco, perché è un software veramente completo, c'è tutto, ed è un qualcosa che nelle tastiere di questa fascia di prezzo è, diciamo, difficile andare a trovare. Con la mia vecchia tastiera meccanica che aveva più o meno lo stesso prezzo di questa, non avevo un software di personalizzazione. Cioè, nel dirvi, in quella tastiera, che ne so, potevi scegliere 16 milioni di varianti di colori possibili, ma non potevi fisicamente perché non c'è il programma che poteva andare a scegliere quel determinato colore, tipo un giallo paglierino, un rosso meno vivo, ecco. Invece basta andare ovviamente qua nel SGK4 Skiller Illuminated Gaming Keyboard, e possiamo fare dalle impostazioni principali, possiamo andare a creare i diversi profili e rinominarli. Ottima cosa per la tastiera è le impostazioni del macro. Andando nelle impostazioni di illuminazione, che sono quelle che a noi ci interessano, possiamo aumentare e abbassare la luminosità. Applichiamo, adesso ho messo luminosità 0, e possiamo andare a cambiare gli effetti di illuminazione. Onda, e possiamo scegliere se farla partire da destra o farla partire da sinistra. Poi abbiamo il cambio colore, che sarebbe questo cambio colore lento, ma possiamo anche velocizzarlo. E permanente, possiamo settare le zone di colori su un unico colore. E poi con i tasti L1, L2, L3, L4 possiamo fare numerosi effetti. Col tasto L1 possiamo premerlo una volta e abbiamo questo effetto. La seconda volta abbiamo questo effetto. E la terza volta questo effetto. Poi con il tasto L2 abbiamo i cambiacolori. Poi con il tasto L3 abbiamo i colori permanenti per tutta la tastiera. Quindi verde, blu, giallo, viola. Ecco, questo tasto noi possiamo personalizzarlo, perché una cosa che non mi è piaciuto veramente molto, la tastiera è fatta da diverse zone, quindi non è che ogni tasto ha i suoi 3 LED, anche perché risulterebbe assai costoso, ecco. In questo caso le zone sono 6, e io in questo caso ho settato su bianco, ma possiamo renderlo, che ne so, un grigino. La prima zona rendiamola tipo un grigino, così, che effetto fa? Ed ecco, ed è uscito questo effetto grigino nella prima zona che va da qua. Poi se vogliamo fare tutto grigino dobbiamo mettere lo stesso colore, ed ecco qua che non risulterà più un bianco ma risulterà più un grigetto. Io in questo caso ho settato la prima configurazione con
prima zona azzurrino, seconda zona verde, verdognolo e poi giallo, viola, azzurro e bianco. Veramente bello, personalizzazione dei colori al massimo, 16 milioni di colori proprio netti. La fascia di prezzo di questa tastiera va dai 35 ai 45 euro, veramente un'ottima fascia di prezzo e secondo me questa tastiera ci vale. E niente, io il video di oggi lo posso anche terminare qua, spero tantissimo che vi sia piaciuto, oh mio dio il mio microfono mi sta esplodendo, e ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mega pollice in su per un prossimo video recensione e seguitemi pure su Instagram. Un saluto dalla vostra tastiera SGK4 bella, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!